significa l'accoglienza tributata da Roma al primate di Polonia Stefano Wyszyński, letteralmente assalito dalle migliaia di fedeli. Sorridente, calmo, nell'affettuoso tafferuglio, Wyszyński raggiunge la sala d'onore. Il caloroso omaggio del popolo romano è il doveroso riconoscimento per colui che mai vacillò, neppure sotto i più brutali colpi della tirannide, indicando la strada del riscatto nazionale al popolo di Polonia. Dal convoglio Mosca-Roma, che approda al marciapiede 1 della stazione Termini, scende il cardinale Stefano Wyszyński, arcivescovo di Varsavia. In quest'uomo che ha conosciuto la persecuzione, la Chiesa ha uno dei suoi campioni più eroici. Il cardinale è giunto a Roma per partecipare alle prime riunioni in vista del grande concilio ecumenico. Giunge a Roma il cardinale Wyszyński, con il treno letto che due volte la settimana collega l'Italia con i paesi d'oltre Cortina, spingendosi fino a Mosca. Il primate di Polonia appare stanco. È partito da Varsavia due giorni or sono. Numerosi fedeli sono ad accoglierlo alla stazione Termini. Il porporato si fermerà a Roma 40 giorni e parteciperà ai lavori della commissione preparatoria per il concilio ecumenico. I polacchi amano molto il loro cardinale, che non volle abbandonare il paese durante l'invasione tedesca. Dopo la fine della guerra, quando in Polonia presero il potere gli stalinisti, Wyszyński visse in esilio per 3 anni, confinato nel monastero di Comanscia, e tornò a Varsavia nel 1956. È lei la sola a voler conservare il suo piccolo e ingenuo segreto. Dietro. Abbiamo assistito all'arrivo della maggior parte dei cardinali giunti a Roma per il conclave, ma da nessuno siamo riusciti ad avere qualche notizia circa l'orientamento del Sacro Collegio. Il cardinale Wyszyński, arcivescovo di Varsavia, non ha voluto dir nulla, sorridente ma impenetrabile. E nemmeno il battagliero cardinale Sünens, vescovo di Liegi, ha voluto rispondere alle nostre domande. Dopo le confidenze dei primi giorni, i cardinali si sono richiusi nel loro tradizionale riservo. A meno che non abbiano 83 anni, l'età di Pietro Gerlier, arcivescovo di Lione. Lei pensa che l'opera di Papa Giovanni sarà continuata? Oui. Je crois. Si, c'est moi qui suis élu, sûrement. Mais il y a pas de chance. Se venissi eletto io, certo. Poi aggiunge, ma non c'è alcuna possibilità. Per concludere la serie delle nostre visite, eccoci al collegio canadese. Da Giovanni Vigesimo III al nuovo Papa. Una tradizione che continua, come sostiene il cardinale Léger, arcivescovo di Montréal. Lui ha fatto il suo dovere. Attualmente noi dobbiamo essere come strumenti nella mano di Dio. Così si è concluso il pontificato di Papa Roncalli. L'ultima cerimonia funebre in San Pietro alla fine dei novendiali. Il Sacro Collegio al completo, i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo hanno assistito alla messa celebrata in memoria del Papa della Pace. Giovanni Vigesimo III ha lasciato di sé un grande ricordo, un grande rimpianto. Tutto il mondo attende ora il conclave, il nuovo Papa. Monsignor Ladislao Rubin, vescovo polacco, celebra nell'auditorium di Palazzo Pio il millennio della Polonia cattolica. Da questo stesso podio avrebbe dovuto parlare oggi alla presenza del Papa il cardinale Wyszyński. La prolusione ufficiale sul tema primo millennio della Polonia cattolica è svolta dal professore Oskar Halecki. Fa corona a Paolo VI una folta schiera di personalità religiose e politiche, tra le quali i cardinali Pizzardo, Masella, Cento, Cicognani, Agagianian, Slipi. I ministri Piccioni e Andreotti, il segretario della DC Rumor e autorevoli esponenti dei due rami del Parlamento. Unico grande assente è colui che avrebbe dovuto essere il protagonista della cerimonia, il cardinale primate di Polonia. Il governo polacco gli ha proibito di recarsi a Roma 2 giorni prima della data fissata per la partenza. Il pretesto è stato un messaggio di reciproco perdono che il cardinale Wyszyński e i vescovi tedeschi si sono scambiati a 20 anni dalla fine della guerra che ha contrapposto i loro popoli provocando distruzioni e lutti. Il coro della cappella musicale conclude la cerimonia. Allorché il vescovo Rubin aveva ricordato nel suo intervento il cardinale di Varsavia, un fervido lunghissimo applauso, eloquente dimostrazione dei sentimenti di omaggio e di rispetto dell'assemblea, ha salutato il nome di Wyszyński. All'accusa contro il primate polacco ha risposto lo stesso Wyszyński dal pulpito della cattedrale, affermando che il suo messaggio ai vescovi tedeschi era un gesto di pace e di riconciliazione e non aveva alcun significato politico.